Ciao a tutti, oggi siamo a Serre di Rocca d'Aspide in una giovanissima azienda. L'azienda di Maria Rosaria è una startup molto molto giovane, da pochi mesi lei ha cominciato a lavorare sul suo territorio portando nel suo negozio i prodotti della sua terra. Questo è un esempio. Ho deciso di restare nella zona perché è una zona ricca di materie prime eccellenti e con il mio lavoro sto cercando di produrre, di fare dei prodotti a chilometro zero, perché prendo comunque prodotti anche nella zona con l'olio d'oliva e con l'origano di montagna, che dona comunque un odore, un sapore eccellente a questi prodotti, e in modo da riscoprire e riportare i gusti di una volta, i sapori di una volta. Infatti le nostre lavorazioni sono fatte proprio come si facevano una volta, come le facevano le nostre mamme, le nostre nonne, senza usare conservanti, senza usare additivi, niente. È nato così per caso, diciamo per gioco, quando durante la pandemia abbiamo fatto un piccolo orticello con mio marito e abbiamo iniziato a fare un po' di conserve, perché vuoi la fortuna del principiante, abbiamo fatto un sacco di verdure e quindi non sapevamo come conservarle, e abbiamo iniziato a fare questi sottoli e li abbiamo poi regalati ad amici, parenti che hanno apprezzato molto, e quindi abbiamo deciso di provarci.